erano poche migliaia solo 20 anni fa, oggi 1,5 milioni. Sono i giovani di seconda generazione, figli di immigrati che vivono in Italia e che perciò studiano nella scuola italiana. Quali sono i problemi che affrontano? Direi che l'integrazione scolastica procede, non ci sono segnali di forti discriminazioni, il razzismo è ancora tenuto a livello molto, molto basso e se la politica non soffia sulla brace probabilmente continuerà a esserlo anche nei prossimi anni. Dal punto di vista delle ombre direi che la scuola di nuovo mostra alcuni elementi di preoccupazione. Segnalerei innanzitutto il ritardo negli apprendimenti certificato dalle prove INVALSI, il ritardo invece nella frequenza scolastica dovuta alle più frequenti bocciature e anche un orientamento al ribasso, cioè dopo la scuola media i ragazzi vengono generalmente instradati verso gli istituti meno prestigiosi. Una ricerca realizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con l'Istat ha studiato la situazione in più di 100 scuole napoletane, ottenendo per la prima volta un'analisi scientifica del fenomeno in città. Napoli ci propose 2 anni fa di fare questo pezzo di strada insieme e per noi è stata un'ottima iniziativa per sperimentare qualche cosa che noi vogliamo assolutamente replicare su tutto il territorio nazionale. Noi dobbiamo insistere e creare appunto dei punti saldi sull'inclusione, perché noi senza gli stranieri il futuro non c'è, questo lo sappiamo. Noi non abbiamo un'emergenza stranieri nelle scuole napoletane, abbiamo una percentuale sicuramente più bassa di tanti altri comuni, di tanti altri luoghi. Ma perché le cose si devono conoscere e comprendere solo se diventano un'emergenza? Anzi, i fatti di questi giorni ci dimostrano che quando diventano un'emergenza non le comprendi più. In alcune scuole ce li davano tutti per italiani, nonostante i cognomi, insomma, fossero inequivocabili. E poi, quando naturalmente come assessorato, quindi abbiamo, supportando l'Istat, telefonato per capire, ci dicevano ma sono nati in Italia. E evidentemente quindi sia il modo in cui questi ragazzi, che tra l'altro hanno a volte 15-16 anni, parlavano, il modo in cui si rapportavano agli studenti, faceva sì che la scuola non li sentisse affatto come stranieri e avesse in qualche modo accettato, anzi affermato, lo ius soli prima che la nostra legislazione ci arrivi. Questo ci ha fatto piacere perché è un orientamento che come Comune di Napoli più volte abbiamo affermato e sostenuto. I risultati, presentati in un seminario a San Domenico Maggiore, dicono che la scuola italiana ha una buona capacità di accoglienza, ma gli strumenti pedagogici non sempre riescono a offrire uguali opportunità per tutti. Parlando della legge sulla cittadinanza, che continua a essere inutilmente micragnosa nei confronti delle seconde generazioni, penso che uno dei motivi per cui l'Italia non si decide a essere un po' più generosa nel proprio interesse, nell'interesse dell'Italia, nella concessione della cittadinanza a chi è nato nel nostro paese, consiste nel fatto che vengono usati in Italia come sinonimi i concetti di cittadinanza e di nazionalità. Ora, la cittadinanza rinvia l'insieme dei diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini, quindi è un concetto tipicamente giuridico. La nazionalità è invece un concetto di carattere più culturale che rinvia all'appartenenza a una comunità che ha comuni denominatori culturali e sovente anche linguistici. Non dobbiamo costruire baraccopoli per i rom e gli immigrati, dobbiamo fare politiche di integrazione forte da un punto di vista scolastico, la lotta alla dispersione. Con abitazioni degne, la dignità dell'essere umano è fondamentale, bisogna evitare la guerra tra poveri, come sta in parte avvenendo in alcune parti del nostro paese, quindi il governo deve scegliere che priorità. A Napoli c'è un'integrazione forte che secondo me può diventare anche una ricchezza economica, oltre che sociale e culturale.